Grazie mille di questa opportunità. Io vi porto i saluti anche della figlia di questo Carlo Merler, Milena, che abita a Verona, e ringrazio anche l'Anna di Tiziana Valpiana, perché il libro l'abbiamo presentato recentemente, oltre che a Trento, a Verona proprio ultimamente, perché qui Carlo Merler è stato un magistrato militare anche nel dopoguerra e ha sviluppato la sua attività principalmente a Verona. E sì, adesso poi ci arrivo, perché il destino delle persone è sempre molto, molto strano. Insomma, lui è stato uno di quelli che è stato graziato dal destino proprio per aver evitato di essere ammazzato a Corfù. Ma chi era Carlo Merler? Carlo Merler era sicuramente un trentino, ecco perché io, come resto come presidente dell'ANPI, ho avuto questo privilegio di scrivere la sua storia, la sua biografia, che adesso portiamo nelle biblioteche e nelle scuole del Trentino. Ma soprattutto Carlo Merler è stato un giovane che aveva sofferto la sua infanzia proprio sul finire della Prima Guerra Mondiale, quindi era stato mandato dalla famiglia a Torino, dove lì si innamora in qualche maniera di due grossi personaggi che saranno a fondamento del proprio sentire culturale. Lui è ospite della Don Bosco, quindi fa tutti i suoi studi praticamente lì, e lui di Don Bosco acquista proprio questo spirito cristiano della solidarietà e soprattutto della grande etica e moralità. Lui non è lui è un cattolico, si porterà sempre la statuetta di Don Bosco dappertutto, anche a Corfù, ma lui è però sostanzialmente un laico. Lui è laico perché il suo altro personaggio di riferimento è la figura di Mazzini. E quindi lui, nonostante poi inizi a fare la sua carriera come magistrato militare nelle colonie e poi appunto a Corfù, non sarà mai né un fascista né un monarchico. Ma vediamo cosa dice lui stesso in un documento, perché lui era uno di quelli, come tantissimi altri che voi conoscete, non ha mai voluto parlare di se stesso, insomma. No, quindi è stato per me un privilegio ricostruire la sua biografia. Ma lui dice: conformemente ai miei sentimenti e al dovere, non esitai sulla via da seguire, non risposi mai ad alcun bando né all'autorità tedesca di occupazione né successivamente dei fascisti repubblichini. Fornitemi i documenti falsi, presi subito contatto con gli elementi organizzati della resistenza della Val Brembana. Questo è Carlo Merler, che non ha voluto, come dicevo prima, scrivere la sua biografia. Il suo impegno nell'esercito e nella resistenza per lui era solo un dovere morale, un dovere della propria libera coscienza, un dovere civile verso la patria cui aveva giurato fedeltà. Per questo scrivere la sua storia, come dicevo, è stato non solo un onore per me, ma un privilegio, perché ho imparato molto, perché si è ricostruita una memoria che, come tante, era caduta nell'oblio più assoluto anche della sua città, a Trento. Una storia con molti aspetti inediti riguardo alla formazione trentina di Giustizia e Libertà, di cui era diventato uno dei maggiori esponenti, e anche la sua coerenza etica come giudice militare nel dopoguerra. Insomma, questa nel libro
è una memoria ricca di storie e di valori che parlano ancora all'oggi e che tocca a noi trasmettere, come dicevo, nelle scuole alle nuove generazioni. Questa storia si intreccia con quella, è anche una storia che, anche passionale, che si intreccia con quella della sua allora fidanzata e poi sposa, Mary, che era di Bergamo. E è veramente una storia parallela, insomma, no? Questa storia di sofferenze, di lotte per la libertà e di amore, che veramente rende anche questa sua storia una storia di passione. Lui scriverà durante il periodo di Corfù alla moglie qualcosa come 900 lettere, cartoline, per capirci, insomma, no? E anche la moglie, Mary, che è un'insegnante, bella e dolce, di forte carattere, è un intellettuale antifascista che segue e aiuta come può Carlo durante la clandestinità in Val Brembana, a Milano e poi in Trentino. Carlo Berlera è un ex internato nel lager di Bolzano e la scamperà, come dirò fra un po', proprio per un soffio la morte. Don Bosco Mazzini, ve l'ho detta, ecco, cosa importante è un magistrato, un tenente colonnello magistrato militare che si trova nel 1942 nel Goreziano e già lì lui collabora con la resistenza goreziana e slovena. Guardate che non era facile per un magistrato militare, insomma, correre questo rischio. Abbiamo un documento rilasciato dal movimento goreziano-sloveno di liberazione. Quindi lui dopo il 42 viene trasferito appunto a Corfù, dove è il magistrato militare di più alto grado, e qui succede quello che dicevi tu, dove nella metà agosto del 1943 lui era stato operato di ulcera, ma in verità, questo è l'alibi per avere una licenza speciale di malattia, in verità vuole tornare ad incontrare Mary, che era a Bergamo, e quindi riesce ad avere questa licenza che coincide proprio con l'8 settembre del 1943, quindi va a San Pellegrino perché c'erano ma solo le terme, ma perché lì aveva la casa estiva anche la moglie. Lui probabilmente sentiva nell'aria che c'era qualcosa che stava arrivando, insomma, l'8 settembre, quindi vuole dare in qualche maniera l'ultimo abbraccio, o perlomeno avere un abbraccio con Mary prima di quello che lui pensava, che prevedeva fosse una cosa molto importante. Ecco, per questa circostanza lui non muore a Corfù. Voi sapete meglio di me che oltre Cefalonia, a Corfù, dopo una battaglia di quasi una settimana, i tedeschi per vendetta hanno ammazzato tutti gli altri gradi, dal generale, medaglia d'oro, e lui sarebbe stato, come tenente colonnello, giustiziato, legato, come hanno fatto con tutti gli ufficiali, in un sacco di juta e poi buttati con le pietre nel mare. Lui invece è lì, è in Val Brembana, è a San Pellegrino, e immediatamente si mette in contatto con la resistenza locale. Lì si mette in contatto subito con il parroco del paese, che è Don Antonio Milesi, nome di battaglia Dami, e il maestro Piero Morandi, segretario comunale di Villa del Me, e lì incomincia immediatamente la sua resistenza con tanti contatti con Milano, anche con i suoi ex amici, colleghi della magistratura e tesse, quindi la sua attività resistenziale. Il cerchio si stringe e lo stesso parroco è costretto a riparare
in Svizzera e lui arriva in Trentino. Il Trentino si mette subito in contatto con il CLN locale. Siamo poco prima del 28 giugno del 1944. Forse di voi conoscono, hanno sentito parlare della figura del conte Gian Antonio Macci, medaglia d'oro, che all'epoca, che lui repubblicano, socialista, giustizia, libertà, eccetera, era il capo del CLN, del primo CLN Trentino. Lui arriva prima del 28 di giugno, conosce Macci, si mette al servizio appunto del CLN e costruisce giustizia e libertà. Quando il 28 giugno c'è una grande retata della Gestapo, l'eccidio del 28 giugno, dove praticamente tutti i capi del CLN, partendo da Riva del Garda, sono presi, sono ammazzati. Lo stesso Macci viene imprigionato, portato alla comandatura della Gestapo di Bolzano, per non parlare lui dopo torture tremende, in un colloquio che ha con il capo della Gestapo di Bolzano al terzo piano riesce a buttarsi dalla finestra e muore. Da lì incomincia anche la ricerca di questo Carlo Merlet, nome di battaglia Aroldo, che si ritiene il capo di giustizia e libertà. L'attività prosegue per tutti i mesi ovviamente della resistenza. Lui costruisce proprio il braccio armato di giustizia e libertà in collegamento con le brigate garibaldine, e solo che anche per lui, per farla corta, il cerchio tende a stringersi. Tanto è vero, probabilmente per una spiata, come succede, è successo quasi sempre in questi casi, lui verso la fine di marzo del 45, viene sorpreso nell'azienda dei propri fratelli, anche loro antifascisti, viene catturato e portato al lager di Bolzano. Nel lager di Bolzano arriva già dopo una settimana di interrogatori pesantissimi, perché come dicevo prima è ritenuto il capo di giustizia e libertà. Lui riesce a scagionare i fratelli, ma non aprirà bocca, da lui non uscirà nessun nome, e quindi voi pensate alle sofferenze che ha patito. Quindi quando arriva al lager di Bolzano è già ridotto molto male, gli viene subito una grande broncopolmonite, per la quale è salvato soltanto da quel giro di resistenza interna che c'era nel lager di Bolzano, fatto di donne soprattutto e di preti, e dall'esterno, dove gli danno un po' di sollievo, un po' di antibiotici, un po' di medicine, sulfamidici, eccetera. Lui comunque sarebbe morto. Lui dal carcere riesce a buttare fuori le ultime lettere clandestine, se non fosse arrivata la liberazione. C'è la liberazione, il CLN lo promuove subito, gli dà subito l'incarico di essere il magistrato militare, no? della polizia partigiana del nuovo CLN di liberazione di Trento, però lui dopo 2 o 3 mesi prende incarico a Verona come magistrato. Sarebbe da fare un altro libro, ma non so se lo faremo, sulla storia di Carlo Merlet dopo, in quei periodi tragici della guerra fredda, quando tutto il corpo della giustizia militare e non solo, subito dopo guerra, è il corpo degli stessi uomini, degli stessi burocrati e degli stessi magistrati che c'erano durante il fascismo. Tant'è vero che un suo amico e collega, che era a Cefalonia, però un gran fascistone, sarà uno di quelli che, rispetto al curriculum di Carlo Merlet, andrà alla giustizia militare nazionale. Certo che forse voi l'avete sentito, Santa Croce, che poi è uno dei responsabili
dell'armadio, dell'armadio della vergogna. Ecco, lui ha portato avanti questa grande battaglia anche con gli obiettori di coscienza, per cui quando era costretto, perché non c'era la legge sull'obiezione di coscienza, a condannare, dava il minimo dei minimi dei minimi e partecipava ai convegni per far venire fuori veramente la famosa legge di obiezione di coscienza. Quindi Carlo Merler, un grandissimo personaggio di cui veramente è bene che sia stato scritto, non perché l'ho scritto io, questa memoria che gli rende giustizia e soprattutto che ci serve per portare come una testimonianza di etica e di morale di cui oggi abbiamo strabisogno alle nuove generazioni. Grazie.